dice il Signore per bocca del profeta Ezechiele. Egli vivrà e non morirà. Di chi è detto questo? Di colui che ritrova la via di Dio, di colui che riceve il suo perdono dopo l'esperienza del peccato. Chi è infatti colui che muore, colui che sperimenta il male? Chi è che perde la vita, colui che si lascia irretire dal peccato? E chi è invece che vive e sperimenta la vita, colui che accoglie il Signore e quando cade ne riceve il perdono? Ancora una volta la parola del Signore ci ricorda un aspetto decisivo della nostra vita di fede. Ci ricorda, cioè, che dove c'è il peccato c'è l'esperienza della morte. Dove c'è Dio c'è esperienza della vita. Dove c'è la lontananza del Signore si sperimenta la morte. Dove c'è invece vicinanza al Signore si sperimenta la vita. Questa parola ci aiuti, da una parte, a tenere sempre fuori dalle porte della nostra casa il peccato e il male, che non è mai un bene, che non ci fa mai bene, ci mortifica, ci umilia, ci abbatte, ci demoralizza, ci fa sentire soli. E d'altra parte ricordare che nella misura in cui accogliamo il Signore e nella misura in cui ne sperimentiamo la misericordia e il perdono, noi facciamo esperienza della vita. Il Signore è il Dio dei vivi che dà vita sempre. Non temiamo di stare con Lui e di accoglierlo in noi. Iniziamo questa nostra giornata rinnovando nel nostro cuore il sì a Dio, il no al peccato, il sì alla grazia del Signore e al suo perdono, il no al male in ogni sua forma, perché così possa essere vera per noi la parola che abbiamo ascoltato. Egli vivrà e non morirà.